Audiolibro. Monte San Bucaro, Circolo di Pietre, 2015. Orientamento astronomico al solstizio estivo del Circolo di Pietre. Una clamorosa scoperta, avvenuta nel 2011, ma resa nota soltanto nel marzo 2012, sembra voler far riscrivere la storia del Basso Lazio e dell'Alto Casertano. Di sicuro, quasi nessuno saprà di tale importantissima scoperta, malgrado questo, si parlò già da subito già di una Stonehenge ciociara. Per capire meglio di che cosa si tratta è opportuno partire dall'inizio, quando il fotografo Antonio Nardelli, navigando su Google Maps, scoprì qualcosa di incredibile, apparentemente mai notato prima da alcuno sulle pendici del Monte San Bucaro, nel territorio di San Vittore del Lazio, FR, a poca distanza dall'abitato montano della Radicosa. Ci troviamo al confine tra Lazio, Campania e Molise. Anzi, ad essere precisi, il punto esatto in cui si incontrano i confini delle tre regioni, è proprio la vetta del Monte San Bucaro, alto poco più di 1200 metri SLM. Le immagini dal satellite permisero a Nardelli di notare una curiosa formazione geometrica, apparentemente artificiale, composta da almeno sette grandi cerchi concentrici. Il problema era che non si riusciva assolutamente a comprendere che cosa fossero quei cerchi. Soltanto una ricerca sul campo avrebbe potuto risolvere questo primo enigma. Ma una volta giunti sul posto, per i ricercatori guidati dallo stesso Nardelli non fu affatto semplice individuare le misteriose strutture circolari, soprattutto a causa della natura del terreno, costituito da pietraie e rocce affioranti. Alla fine i sette cerchi vennero individuati su un dosso del versante laziale del monte, a circa 800 mSLM. Quelli che ormai vengono chiamati cerchi concentrici del Monte San Bucaro sono formati da pietre e massi di tutte le dimensioni, accatastati l'uno sull'altro senza alcun uso di malte. In superficie si vedono le pietre più piccole, quelle più grandi si trovano sepolte nel terreno. Le dimensioni sono notevoli. Si pensi che il diametro del cerchio più esterno è di 50 metri. Le sette circonferenze non sono in comunicazione una con l'altra. Non si tratta quindi di spirali o altre figure geometriche. I solchi tra un cerchio e l'altro sono piuttosto larghi ed in alcuni punti sono profondi anche mezzo metro. Ma forse in passato lo erano anche di più e sono stati riempiti dai sedimenti del terreno. La natura artificiale dell'enigmatico manufatto è inconfutabile. Ma chi l'ha realizzato? Quando e per quali scopi? Ed inoltre, è possibile che nessuno li abbia mai notati prima? O forse, come spesso accade, non è stata data la giusta importanza? La scoperta che personalmente ho realizzato è come tale formazione sia a tutti gli effetti orientata presso il solstizio estivo. All'alba del 21 giugno, data del solstizio d'estate, il sole sembra essere incastrato prospetticamente all'interno delle alture circostanti proprio come a sorreggerlo. Grazie all'utilizzo di particolari software si evince come la scelta di realizzare quest'opera litica proprio su questa altura e sul punto in cui essa si trova, non è affatto casuale, ma suggerita anche dalla conformazione delle montagne che, proprio il 21 giugno, permettono al sole di posizionarsi all'interno di una conca prospettica nella quale esso sembra adagiarsi, prima di sollevarsi. Tale evidenza, non certo isolata nel territorio della Ciociaria, e in definitiva all'interno del territorio nazionale, sottolinea come i costruttori di tale orientamento e del circolo di pietre ancora visibile su Monte San Bucaro, sia in realtà stata realizzata da qualcuno che possedeva profonde conoscenze astronomiche. Non si tratta dunque, come qualche malinformato pensa, cioè di cumuli di pietre realizzate dai pastori in tempi recenti o post-bellici della Seconda Guerra Mondiale, ma di un'opera che prevede conoscenze astronomiche importanti. Si tratta di qualcosa realizzato in questo luogo non casualmente, ma tenendo conto di elementi geografici singolari. Sulle cime di quei monti, che prospetticamente avvolgono il disco solare nel corso dell'alba del 21 giugno, si osservano ancora oggi i resti di quelli che secondo alcuni studiosi sarebbe opera dei Sanniti. Le informazioni qui pubblicate sono parziali ed estrapolate dai libri scritti dall'autore. Per maggiori informazioni e dettagli potete visitare il sito editoriale al seguente indirizzo: www.lulucom/danielecataldi.